Grazie ragazzi! Grazie! 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 Phil, grazie anche a te. Oh, grazie, perché avete deciso di fare queste quattro date e tornare di nuovo a fare musica dal vivo. Grazie. Beh, anche perché siamo nati per questo. Oh, ecco, quindi non potevate stare lontani, uno da una parte, uno dall'altra, tutti insieme. Allora, come ho detto più volte, ho fatto votare, abbiamo selezionato 10 vostri grandi successi tra i tanti che farete. So che tra l'altro sarà uno dei concerti più lunghi che avete mai fatto, perché una sessantina di canzoni canterete. Sì, meno, 57. Scusate. 57. Però nel frattempo, da qui alle prossime date, potete scriverne altre 3 e arrivare a 60, così esatto, siamo a posto. Esatto. Allora, 10 le avete votate sia sui social che con il WhatsApp e abbiamo la classifica. La scopriamo insieme. Okay. Al 10° posto nella classifica dei migliori anni votata dal pubblico c'è Stare senza di te, brano del 1992. Vai, sentiamola. Voglio sentirvi cantare tutti. Gli amici adesso avranno tante cose da parlare, poi mi riempiranno di consigli e di rimproveri, perché adesso sto con te. Noi due avevamo fino a ieri i nostri amori veri, sembravano per sempre, adesso invece siamo qui e nessuno capirà, e sto con te. E nonostante tutto e tutti, io corro da te, controcorrente, contro la gente. Tutti adesso. Stare senza di te. Io no, stare senza di te. Non si può. Che se poi qualche parte del cuore ci scoppia di dolore. Stare senza di te, io mai. Stare senza di te, non potrei. Noi ci vogliamo. Nessuno. Stare senza di te. ...1992... Sembra ieri... Volete scoprire la posizione numero 9? Volete scoprirla? Assolutamente sì. Vediamola, ve la faccio vedere perché ho un filmato, brano del 1999, Dimmi di sì, per ricordare anche il grande Stefano Dorazio. Dimmi di sì, che si può fare senza sparare parole d'amore, perché ci prende, perché vogliamo, perché viviamo tanto l'amore. Fa un giro strano, ti prende dalla tua mano, che è quello che anch'io vorrei adesso, per prenderti più che posso. Domenica in, la mia domenica in, questa è la mia domenica in, proprio in questo studio. Beh, credo che l'applauso vada a Stefano con tutto il nostro affetto. Questo brano lo rappresenta veramente. Questo è lo rappresenta Stefano. Molto. E soprattutto credo che solo una persona intelligente e simpatica, come era Stefano, poteva interpretare al meglio un brano come questo.
Senti, invece di stare senza di te non abbiamo commentato. Allora, stare senza di te riguarda sempre il discorso con Stefano, perché era febbraio, facevo un freddo cane, eravamo appena stati tutto il giorno a casa di Roby a Bergamo ad ascoltare le nuove canzoni, e quando siamo usciti io e Stefano ci siamo appoggiati alle nostre macchine, c'era anche un po' di nebbia, e gli ho raccontato quello che stava succedendo nella mia vita, cioè mi stavo separando dalla mia prima moglie, la mamma di Chiara, e mi ero innamorato, gli stavo raccontando questo cambiamento importante della mia vita, peraltro con la mamma di Phil. che è diventata mia moglie. Totorna. E insomma gli ho raccontato questa cosa, lui mi ha detto: sai che c'è una musica di quelle che hai portato che secondo me potrebbe starci. Adattarsi. La mattina dopo è arrivato con questo testo, con la fotografia precisa di quello che mi stava succedendo. Ricordiamo anche Valerio Negrini, a proposito di Pooh, storia, amici per sempre, 1996 e all'ottavo posto, amici per sempre. Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano, ci separano e ci oppongono. Si rompono gli incantesimi. No! Si può anche venire alle mani, poi dividersi gli ultimi spiccioli, non guardarsi più, non scordarsi mai. Gli amici ci aprono gli occhi, ci capiscono meglio di noi, davanti agli specchi, anche quando non puoi, sulle mani tutti e campioni del mondo, o in un mare di guai, per gli amici rimani chi sei, sarà il vento che viene a salvarti se ti perdi. Puoi batteva nel muro, forse non sarei qui. E campioni del mondo, o in un mare di guai, per gli amici rimani chi sei, sarà il vento che viene a salvarti se ti perdi. Puoi nella nostra classifica, amici per sempre 1996, e gli amici per sempre, magari qualcuno che ritorna, qualcuno che non c'è più, ma è come se fosse sempre con voi e non vi lascerà mai, non vi lascerà mai. Certo. Settimo posto, noi due nel mondo e nell'anima. Che brano, lo vediamo in dal 1972, proprio originale dal 72, vediamolo. Bellissimo. Se tu da un po' non mi vuoi,
Volevo dire una cosa in studio, qui era leggermente alta la musica, grazie. No, non so se avete sentito. Renato, grazie a questo movimento di pianoforte. È nato così, perché da lì mi ha fatto entrare in un mondo e di conseguenza è nata questa grande melodia che Valerio è riuscito anche in questo caso a fare Valerio Negrini, un grandissimo testo. Sapete cosa c'è al sesto posto? No. Il brano con il quale nel 1990 avete vinto Sanremo, Uomini soli. Incontri dove la gente viaggia e va telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nei giornali della sera nel vale vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? Volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha lì dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso uomo vero, Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Non voglio interrompere, cioè. No, lascia voi. Grandi. Festival di Sanremo col cambio del testo, perché non c'era il nome del giornale, ma era il giornale della sera e è dovuto cambiare. Una cosa straordinaria di questo brano è che noi ci siamo presentati al Festival di Sanremo puliti, convinti di avere fatto una bellissima canzone, ma non pensavamo di vincere. Credo che il pubblico e la critica e tutti hanno dimostrato che la gente non è sciocca, perché alla fine questo era e rimane una grande canzone. Grandissima. Infatti non la volevo neanche interrompere. Vediamo chi c'è al quinto posto. La conosci Piccola Chetti? Sì. E al quinto posto Piccola Chetti 1968 live, vai, facciamola insieme. Tutte le bambole con cui dormivi ed il tuo diario che sempre riempivi, solo con ciò che faceva piacere a chi di notte l'andava a vedere. Piccola Chetti, oh, 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 piccola Chetti, oh, oh, oh. Piccola Chetti, stanotte capì che carezzandoti ti hanno tradito, che alle tue mani ha negato il calore che si conquista in un'ora d'amore, e questo mattino
mattino di grigia foschia, di colpo deciso di andartene via, piccola che ti vai. Stavo pensando, e quando parliamo di un brano come questo, quindi l'inizio, siamo quasi all'inizio della carriera, è una carriera nella quale probabilmente avevate ancora il furgoncino e ancora da soli, finita la serata, mettevate gli strumenti. Esatto, e questa è la storia di un gruppo vero. Ed era ancora da pagare, quindi le serate si sono oggi, eh? Ancora le rate. Anche da guidare. Andiamo, posizione numero 4. Oh. Datemi solo un minuto, dai, datemi. Dammi solo un minuto, 1977. Lo so. So tutto, non parlare più. Lo so che forse è meglio, ma crederci non voglio. Non c'ero preparato e ci vuole fiato di ti. Dammi solo un minuto, soffio di sta tremando il tuo respiro, ma sì che è proprio vero. Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo? Dimmi che era un sogno e ci stiamo svegliando. Come mai i tuoi occhi da stadio qua, pensate a San Siro o all'Olimpico o all'Arena di Verona. Stiamo facendo le prove generali. Ah, questa è una prova generale. Ma non è mica finita qua, eh. Dobbiamo andare sulle prime tre posizioni. Terzo posto. Brano del 1971. Non restare chiuso qui. Pensiero! Vediamolo. Ciò che sai che è vero.
vostri brani sono intergenerazionali, no? Piacciono un po' a tutti, riescono a unire varie generazioni. Qual è il segreto? Qual è il segreto? Il brano è veramente particolarissimo. In qualsiasi posto, io anche in giro per il mondo, tu fai "non restare che uso qui" e qualcuno risponde. Magari non così alto, anche più basso, del tipo, tipo come faccio io, "non restare chiuso qui". Viene meglio decisamente. Vedi. Fanno benziero. Attenzione, secondo posto. È qui. Hola. È qui. Oh. Aspetta. Questa la facciamo live. Se qualcuno vuole prendere una meravigliosa signora che è accanto e ballare in lento, può farlo. Anche perché ha permesso un incremento demografico non indifferente questo brano. È "Tanta voglia di lei", 1971. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarà, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. E non dici una parola, sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Scalderà. Strana amica di una sera, io ringrazierò la tua bella sconosciuta e sincera. Nella mente c'è tanto, tanta voglia di questa canzone che ho avuto l'onore di cantare tanti anni fa, devo dire grazie a un grande autore di una musica che è quello dopo di te, quello lì, eccolo lui, tu, quello di te. Che ha scritto una melodia fantastica, e devo dire grazie anche al nostro grande Valerio Negrini che ha scritto una storia bellissima. Assolutamente bellissima, parlando di tradimento in un momento in cui tradimento era ancora peccato, però con una delicatezza e con una parole uniche, una poesia unica. Chi ci sarà al primo posto? Ma una cosa è certa, qualcuno ogni tanto tenta, anche in molti paesi, a me di fermare la musica, ma i Pooh non la fermeranno mai, e al primo posto c'è "Chi fermerà la musica". Yeah.
per i Pooh la musica non si fermerà mai, 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 mai. E allora dopo 7 anni tornate sul palco insieme, 4 concerti unici, fantastici. 6 luglio a Milano allo stadio San Siro, già sold out, già sold out. 15 luglio a Roma, all'Olimpico, forse mancano 3 o 4 biglietti. E poi il 29 e il 30 settembre all'Arena di Verona, già sold out anche questi. Vabbè, quindi, però mi dicono perché i Pooh non si fermano mai, proprio oggi sono aperte altre 4 nuove date nei palazzetti: 6 ottobre a Milano, 7 Bologna, 13 Torino e il 14 Firenze. Giuro che non è avidità, ma è veramente una dimostrazione tale d'amore da parte loro che abbiamo esaurito in un attimo tutti. Quando i posti abbiamo cominciato a suonare, non possiamo, diceva, non andare a suonare. No, per forza. Si diceva a gentile richiesta. Questo è. E quindi sono i famosi bis e poi bis e poi bis. Comunque voi continuate a fare bis e non fermatevi mai, e non fermate. Vi dicevo, più di 60 canzoni, anzi abbiamo detto 57 concerti incredibili con Phil Ricky, perché quando sei con loro non diventi più Riccardo ma Ricky, va bene? No, sono Riccardo anche Ricky. Rispondo pure. Grazie. Roby. Grazie. E Dodi. I Pooh!